Il Bari non riesce a ripartire, un passo indietro, forse anche qualcosa in più nello scialbo pareggio contro il Latina nell'anticipo di venerdì scorso. I biancorossi, guidati in panchina da Giacomo Di Cara, sostituto del convalescente Andrea Camplone, non vanno oltre lo 0-0 in una gara che avrebbero potuto tranquillamente vincere contro un avversario alla portata. Un punto a testa che scatena al termine i fischi dei quasi 25.000 del San Nicola tornati in massa, stimolati dall'iniziativa di curve e tribuna est a 5 euro. Il Bari parte forte, trascinato dal tridente d'attacco composto da Rosina, Maniero e De Luca. Dopo appena due minuti i biancorossi reclamano un rigore. Trattenuta nell'area del Latina ai danni di Maniero, ma l'arbitro non assegna il penalty. Un match a senso unico per i biancorossi che tentano di colpire a più riprese, ma senza fortuna. Al quinto, primo gol annullato a De Luca per fuorigioco di Jamikowski, autore del cross. Al trentesimo, altro gol annullato al Bari. De Luca va in rete ma da posizione irregolare su assist di Maniero. Al quarantunesimo, ancora ghiotta occasione per la Zanzara. Lanciato solo davanti al portiere, la sua conclusione viene deviata da un intervento disperato della difesa in calcio d'angolo. Nella ripresa i biancorossi provano ad andare all'attacco fin dalle prime battute, ma il Latina copre bene gli spazi, impegnando in diverse occasioni Mikai, confermato fra i pali nonostante Guarna abbia scontato il turno di squalifica. Alla mezz'ora si rivede Sansone per uno spento De Luca. L'attaccante ha voglia di riscattarsi e riesce anche a dare un minimo di brio alla gara, impegnando all'83esimo l'estremo difensore del Latina con un potente sinistro da fuori deviato in angolo. Termina 0-0 la gara del riscatto fra i fischi del San Nicola, un punto che non accontenta nessuno in casa Bari. Nella ripresa si è vista una squadra stanca e priva di idee, che ha prestato il fianco alle ripartenze avversarie. Prestazioni altalenanti per Rosina, De Luca e Maniero, mentre i cambi, forse fin troppo tardivi, hanno riportato idee nell'attacco bianco-rosso. Nessun commento nel dopogara, il Bari in silenzio stampa per non rischiare di alimentare ulteriori inutili polemiche e fraintendimenti a seguito della querela con i giornalisti nata in occasione del malore di mister Camplone. Il Bari è sesto in classifica a 41 punti e per garantirsi almeno un posto nei playoff necessita di un deciso cambio di passo.